Oggi 7 settembre siamo qui con Franco Di Donno, ex vice parroco di Ossia, Santa Monica, dove ha lasciato momentaneamente, diciamo, la chiesa appunto per dedicarsi all'attività politica. Come mai questa scelta importantissima, lasciare appunto il governo delle anime per dedicarsi ai problemi amministrativi terreni, diciamo, dell'amministrazione? Sì. Vabbè, prima di tutto non ho mai considerato governo delle anime perché le anime non si vedono, sempre governo delle persone. Però al di là di questo, diciamo che io sto continuando un percorso in questo modo, che è il percorso del mio impegno per 25 anni, sia come Caritas nell'ambito di Ostia, ma anche come colui che in qualche modo è riuscito a tenere una specie di rete di volontariato sia laico che religioso, per cui diciamo, l'esperienza sociale e la conoscenza dei problemi del territorio e soprattutto la fiducia che tanta gente durante questi 25 anni ha nutrito nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutti i miei collaboratori, ha fatto sì che io andassi avanti in questo percorso e accogliessi la proposta che mi è venuta, diciamo, dalla base, dalla cittadinanza, di impegnarmi anche in ambito politico. Quali sono i suoi obiettivi primari, cioè i punti principali del vostro programma? L'obiettivo primario è quello di cercare di avere una vita nel territorio basata sulla normalità e sullo star bene, per cui ci preoccuperemo veramente tanto perché la gente possa riprendere ad amare questo territorio, a sentirlo proprio e nello stesso tempo ad avere un senso di appartenenza, tanto da collaborare tirandosi sulle maniche anche con l'istituzione la quale si rivolgerà sempre alla popolazione prima di prendere delle decisioni. Secondo punto, la giustizia sociale. Quindi vorremmo che non ci siano privilegi, non ci siano motivi di scavalcamento per arroganze o per accaparramenti di lobby. Vorremmo che nessuno accampi dei diritti che non ha, ma tutti uguali di fronte alla giustizia sociale che noi vediamo, diciamo, descritta in maniera eccellente nella Costituzione italiana, che la vorremmo mettere al centro del nostro impegno. Ostia è il decimo municipio, cioè il mare di Roma, che soffre a causa di illegalità diffuse, che una dei suoi tentacoli è la gestione del litorale, cioè le spiagge. Come intende affrontare il tema delle concessioni balneari, che sono, come ha detto Sabella, in maggior parte irregolari? Allora, sempre in nome della giustizia sociale, noi probabilmente avremo una specie di coraggio precostituito nell'affrontare in modo diretto questi problemi, anche se facendo questo forse avremo dei nemici molto acerrimi, però amiamo talmente la giustizia sociale che non guardiamo in faccia a nessuno, neanche diciamo, abbiamo tempi troppo lunghi perché si possa realizzare questa giustizia e si possa cancellare l'illegalità. Che proposizionale rispetto al tema Ossia Comune Autonomo, come recentemente è andato un po' a ribalta, diciamo. Non è, diciamo, questo uno dei obiettivi della nostra lista civica, ma neanche proprio del municipio, perché noi avremo 3 anni davanti, per cui sicuramente non basteranno 3 anni anche se dovessimo fare un referendum e poi se questo referendum avrà carattere positivo per il comune di Ostia perché venga realizzato effettivamente. Allora, noi cercheremo di agire come se Ostia, il municipio 10 anzi, tutto, sia già comune, quindi mettendo in atto il principio della sussidiarietà che è nella Costituzione
e fare tutto quello che è possibile che noi facciamo in maniera autonoma. C'è un po' di spazio che ci viene dato come autonomia, soprattutto per il municipio 10, c'è qualche autonomia in più rispetto agli altri municipi. Questa noi cercheremo di realizzarla subito. Secondo, in Parlamento c'è una legge che prevede la città metropolitana, per cui prevede che tutti e 15 i municipi diventino comune. Per cui, avendoci questa legge in Parlamento che dovrà essere discussa, avendo diciamo una parte di autonomia che noi cercheremo di sfruttare al massimo, questo discorso diciamo di Ostia comune diventa un po' superfluo, diventa un pochino fuori tempo, fuori viene obiettivo, superato. Viene superato. Ci sono forse politici attualmente che si sentirebbe di rifiutare qualsiasi forma di collaborazione sul territorio? Ci sono? Forze politiche, sì. che tu pensi di rifiutare l'eventuale collaborazione? È molto semplice, le forze politiche, tutto quello che noi abbiamo sempre fatto anche nel percorso del volontariato, tutti coloro che in qualche modo non mettono al centro la persona ma mettono i propri interessi di qualsiasi tipo non fanno parte della nostra squadra, e tutti coloro che dimostrano mentalità diciamo di violenza, di uso di violenza, non fanno parte della nostra squadra, e tutti coloro che pregiudizialmente hanno mentalità di razzismo non fanno parte della nostra squadra. Si può concludere? Concludo, ecco, dicendo che noi ci crediamo, noi se riusciamo a vincere faremo in modo che questi 3 anni siano 3 anni, direi, ideali, per poi dare di nuovo, dopo i 3 anni, anche ai partiti che si ricostituiscono, perché in questo momento sono in una situazione di estrema fragilità, soprattutto in rapporto alla fiducia della gente, restituiremo eventualmente dopo 3 anni anche ai partiti in modo di continuare il percorso che noi in 3 anni speriamo perlomeno di iniziare, di far vedere chiaramente come percorso per la cittadinanza.